andarti. Cioè, è corretto la prima volta. Per la prima volta per andarti, sicuramente per i nostri tifosi è un grande regalo. Tifosi, appassionati, esperti. Volevamo il tuo punto di vista sulla tifoseria, sulla città, sull'ambiente cestistico di Barcellona. La città non ho avuto modo di girarla, però conosco tantissime persone o che vivono, che giocano, che hanno giocato qui. E comunque tutti me ne parlano bene. Anche gli stranieri, anche gli americani che sono passati qui. È la seconda volta che ho l'opportunità di vedere Barcellona giocare e mi sembra una squadra in crescita. Ha avuto un po' di problemi all'inizio della stagione, ovviamente una grossa parte della squadra era nuova, i giocatori importanti erano nuovi arrivati, però ha in roster, ha nell'organico giocatori importantissimi, è un coach esperto, capace e anche di categoria superiore. Credo che sarà una squadra che andrà a salire tecnicamente e come risultati. Cos'è cambiato da quando giocavi? Nel basket in generale? Ma è cambiata la pallacanestro, è cambiato il mondo in generale, quindi è cambiato all'interno della pallacanestro e fuori dall'ambiente cestistico, però non bisogna piangersi addosso, bisogna sfruttare il materiale che abbiamo a disposizione, sia in campo che fuori dal campo, perché comunque le potenzialità ci sono e vanno sfruttate. Per un giocatore come te è importante, perché sei stato importante, com'è stare fuori dal parquet? Ma adesso sono fuori dal parquet perché sto lavorando come commentatore. Fino all'anno scorso sono stato in panchina, quindi il mio ruolo è e sarà quello lì. E cercherò di rimanere per quanto è possibile sempre attaccato al parquet, vicino alla squadra, quindi lavorare in una palestra. Sai, noi solitamente facciamo domande un po' frivole, post gara, un po' frivole, giusto per il piacere dei nostri tifosi, qualche curiosità. Tu, in realtà, prima di diventare un cestista, cosa volevi fare? No, cosa? Ti dico, io sono uno di quelli che ha avuto la fortuna di arrivare a giocare in Serie A anche da titolare già a 16 anni. Non voglio dire purtroppo, però ho avuto la fortuna di iniziare a giocare a pallacanestro all'età di 4 anni, quindi diciamo che sono stato geneticamente programmato per fare questa attività. Poi sono stato fortunato, ho avuto tantissimo della pallacanestro, e quindi non ho avuto mai il tempo e il modo di poter pensare ad un'altra attività. Un saluto ai nostri tifosi, un saluto alla Sicilia. Un saluto alla Sicilia, dove sono stato molto bene anche in passato, sia come giocatore che come allenatore. Auguri di buon Natale a tutti e forza Barcellona che ha le possibilità di tornare su. Grazie.